No, 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 aspetta, no, no, prego, non è... E dunque, le produzioni si dovrebbero fare in piedi, ma siccome questa è una produzione, ma sul piano dell'apertura di una, poi, di una tornata di lavori, forse se me lo permettete, se mi permettete io metto a sedere, anche per una cosa tecnica, sono un neo, sono un neofita di questi aggeggi, perché sei... ci ho sempre visto bene, quindi sono diventato presbite, e se leggo stando in alto, stando in piedi, ho qualche problema. Allora, buongiorno, grazie per il vostro invito. Io inauguro molto indegnamente questo tipo di iniziativa, dal momento che io sono tutt'altro che uno specialista di carteggi, anche di ricerca d'archivio. Sono un medievista che lavora soprattutto su fonti che per loro natura sono fonti edite, non c'è niente di male in questo, però ho un certo, come vecchio allievo di Federico Melis, proprio in queste venerabili sale, ho una certa, come dire, una certa nostalgia di quando pensavo di fare certe ricerche, che poi non ho abbandonato naturalmente, anzi le quattro cose che vi dirò, che non sono soltanto medievali, anche se io sono medievista, ma mi sono attenuto al tema, qui si tratta di carteggi pubblici fra Medioevo ed età moderna, queste quattro cose sono un po' anche frutto di qualche mia esperienza, di qualche mia incursione, di quando ancora avevo il tempo di studiare più assiduamente, come dico io, o di quando ancora studiavo, come dicono i miei detrattori, e sono moltissimi, ma questo mi pare sia una situazione comune di tutti noi studiosi, studiosi perché questa è la nostra professione. Quando invecchiamo, il mio venerato maestro Ernesto Sestan, anche di lui dicevano che non studiava più da anni, e Dio sa se non era vero, nel suo caso non era affatto vero, perché puntualmente si presentava ogni giorno o quasi in Biblioteca Nazionale, eccetera. Per quanto in me, naturalmente io cercherò di farvi una presentazione molto ampia, generale, ma soprattutto tenendo conto, per quanto ho potuto, anche delle relazioni che seguiranno, senza volere anticipare quello che diranno i colleghi, né tantomeno sostituirmi a loro altro, ma semplicemente perché le prolusioni, al di là della retorica, del genere letterario, servono a questo. Dio benedetto mi ha fatto ieri capitare in mano un'opera che non può essere scritta con maggior temerità e ardire. Non la perdona né al Papa, né alla religione, né a spagnoli, né ad altri. Così, in una carta dell'Archivio di Stato di Venezia, Esposizioni Roma Collegio R31, carta 37 verso, si esprimeva, dinanzi al Senato della Serenissima, il nunzio apostolico Francesco Vitelli, il quale era nato nell'82 e aveva ancora pochi anni da vivere, perché queste cose le diceva al Senato il 23 settembre del 1641, ed era una denunzia formale, era una formale audizione che il nunzio apostolico aveva richiesto e naturalmente immediatamente ottenuto al Senato della Serenissima, anche se non c'erano buonissimi rapporti poi tra la Serenissima e la Santa Sede. Però in quel momento si era ricominciato a rumoreggiare nel Mediterraneo orientale, c'erano i turchi alle porte di Candia, il Papa era un po' preoccupato, la Santa Lega, tanto per cambiare, non funzionava, e quindi insomma il Senato era un pochino più attento a quello che gli diceva il nunzio, e il nunzio gli stava dicendo una cosa che ordinariamente il Senato non amava sentirsi dire, cioè che c'era un tizio in città, il quale, anche se non era cittadino veneziano, era pur sempre così sotto le ali del Leone di San Marco, il quale avrebbe dovuto essere passato per essere ascoltato alla Santa Inquisizione. Queste cose a Venezia non si amava sentirsene dire, nemmeno quando si trattava di sacerdoti, fra l'altro, figurarsi poi
quando il nunzio apostolico chiedeva che si inquisisse un laico. Poi il grande Francesco Vitelli, perché è un personaggio notevolissimo, sarebbe morto nel 1646, ultra sessantenne, quindi in fondo per essere un personaggio del XVII secolo gli è andata quasi, tutto sommato, abbastanza bene. Il nunzio si esprimeva così perché a Venezia l'Inquisizione, appunto, non poteva procedere nemmeno contro gli ecclesiastici senza l'autorizzazione dei magistrati civili. E il nunzio Vitelli domandava difatti al Senato della Repubblica di San Marco di procedere contro l'autore di un curioso libro, Il Corriero Svaligiato, una sorta di romanzo paraepistolare firmato da un tal Ginifacio Spironcini. Ora, insomma, anche quando si scelgono gli pseudonimi, un minimo di pudore si dovrebbe avere. È chiaro che questo era uno pseudonimo evidente, dietro al quale si celava il letterato parmigiano, che forse però è un piacentino. Non si sono gli studiosi della letteratura del Seicento ancora messi d'accordo sulla sua vera origine. Ferrante Pallavicino, che è uno dei personaggi, fra l'altro piuttosto noto al Manzoni, Manzoni lo conosceva, questo buffo libro, Il Corriero Svaligiato, e del nome Ferrante, peraltro comunissimo, poi se ne è ricordato anche Umberto Eco nell'Isola del Giorno Prima, e il nome Ferrante, comunissimo nell'Italia in gran parte soggetta alla Spagna del XVII secolo, era in questo caso, però Pallavicino è una grande famiglia, come sapete, che ha dato anche principi della Chiesa, eccetera, però è uno dei nostri più interessanti esponenti del libertinismo italiano. Come tale è stato studiato anche a lungo, Giorgio Spini, Sergio Bertelli, tutti quelli che si sono occupati del pensiero libertino fra il 6 e il 700. Ferrante Pallavicino risiedeva a Venezia da un circa 7 anni, allora c'era arrivato verso la metà degli anni 30, era piuttosto giovane, anzi era molto giovane, era nato mi pare nel 16 e si era convertito da poco al calvinismo, girando fra la Svizzera e la Germania. A Venezia quindi aveva avuto ospitalità, come al solito, ristretta, occhiusa, perché la Repubblica poi era un po' perpetuamente ferri corti con la Santa Sede, ma non ne chiamasse poi queste cose, o chiamasse i calvinisti. Il libro, Il Corriero Svaligiato, era falsamente datato in Norimberga nel 1641, non è vero, era uscito da una stamperia, a quanto pare veneziana, e un anno prima, nel 40. In realtà questo libro è una sorta, io l'ho definito un romanzo paraepistolare, tenendomi strettamente alla teoria dei generi e dei sottogeneri, ma si tratta di un feroce pamphlet, e fu una delle cause, perché poi lui ne aveva scritte varie di queste cose e aveva anche combinato altre cose al di là di quello che scriveva, e fu una delle cause che avrebbero portato il suo autore alla decapitazione appena ventottenne nel 1644 ad Avignon, quindi enclave pontificia Simma contesa dal re di Francia. Quindi in realtà, tutto sommato, non se ne andò, il Pallavicino e il nunzio non riuscì a farlo incastrare dalla Repubblica di San Marco, però poi la Santa Sede ebbe più fortuna col re di Francia in questa strana situazione avignonese che in fondo ancora si perpetuava, siamo appunto nella prima metà del XVII secolo. Il Corriere Svaligiato racconta una storia, dice che è un relativamente oscuro episodio letterario, però vi leggo, o meglio, vi riassumo l'incipit del romanzo perché ci riguarda, almeno in senso marginale. Vi si narra come un non meglio precisato principe d'Italia, quindi avrebbe potuto essere il principe, che so io, il signore di uno stato, forse un relativamente piccolo, Mantova per esempio, ma non si dice chi. Temendo che la diplomazia spagnola tramasse ai suoi danni, e quindi fosse in qualche modo
C'è qualche riferimento in effetti a qualcuno di questi stati minori che erano stretti un po' dal viceregno di Milano, facesse intercettare le lettere del governatore di Milano dirette a Roma, evidentemente, quindi al Papa, e a Napoli, quindi evidentemente al viceré. Dallo svaligio del Corriero, così che si dice, lo svaligio del Corriero che ne seguì, perché naturalmente il principe sguinzaglia alcuni professionisti prezzolati, i quali riescono a intercettare il Corriere, gli sottraggono tutte le lettere con la forza, e dalla lettura delle lettere che ne fu conseguenza nascono nell'economia del romanzo vari casi. Vi sono quattro escussori di queste lettere, quattro nobili della corte del principe che ha ordinato lo svaligio del Corriero, e leggono queste lettere e emergono naturalmente alcuni casi molto interessanti, fra i quali uno che probabilmente indirettamente è stato un po' un elemento concorrente nella configurazione dell'immagine della signora, della monaca di Monza nel Manzoni, perché ci sono anche lettere di una monaca che ha una relazione sessuale, sentimentale, eccetera, con un laico, evidentemente, che gli scrive, e in questo caso naturalmente si ha una serie di osservazioni da parte dei lettori. Il pamphlet del Pallavicino pone, anche se questa non è la sua intenzione, molti problemi indiretti, perché evidentemente il Corriero non è né un ambasciatore né un oratore, quindi non ci riguarda in fondo direttamente questo episodio, però qualche problema indirettamente, almeno in senso metodologico, non in senso giuridico formale, ci riguarda, perché si tratta qui di esaminare le categorie. Io non lo farò se non a tratti, anche perché probabilmente c'è qualcuno di voi che di queste cose, di problemi di diritto, eccetera, è perfettamente competente. Le categorie, dicevo, di documento pubblico e di documento privato, ma questo non basta ancora, di documento ufficiale e di documento ufficioso, di documento pubblico e ufficiale da una parte e di documento segreto dall'altro. Quindi in realtà, in sede di prolusione a un corso come questo, colui che pronuncia la prolusione naturalmente ha un pochino il dovere di informare, ma anche il diritto di scegliersi il taglio. È evidente che io non vi farò un discorso tanto di tipo giuridico formale sul carattere del carteggio pubblico, quanto un discorso di tipo storico, cioè quali sono i problemi che al ricercatore di storia pone un carteggio. E da questo punto di vista, che rilevanza è che si tratti di un carteggio pubblico o di un carteggio privato, e in che misura e fino a che punto? Al di là dei problemi giuridico-formali, lo storico ha modo di rendersi conto di trovarsi davanti veramente a un carteggio pubblico, e fino a che punto e in che senso pubblico. In realtà, uno dei principali problemi della trasmissione dei documenti, perché da questo problema si può partire, non che questo sia il problema fondamentale, intendiamoci, ma questo è il problema, è uno dei problemi fondamentali che si pone lo storico quando concretamente consulta un carteggio, cioè le carte che gli arrivano, come gli sono arrivate, come sono state raccolte, come sono state catalogate, ma anche da che fonte sono arrivate e come sono pervenute al suo destinatario, ammesso e non necessariamente concesso che l'ente che conserva un carteggio, e qui si parla di carteggi pubblici, ma il discorso forse potrebbe andar bene anche per quelli privati, l'ente che conserva un carteggio non è necessariamente detto sia lo stesso o l'erede giuridico, il prosecutore funzionale dell'ente destinatario del documento in questione, cioè di una lettera.
che fa parte poi di un carteggio. Fino all'invenzione del telegrafo, lo dico tranquillamente perché c'è una recentissima pubblicazione sull'argomento, e quindi il problema è importante dal punto di vista storico. Fino all'invenzione del telegrafo, evidentemente, in un modo o nell'altro, i corrieri, pubblici o privati che fossero, dovevano affrontare problemi che in qualche modo erano qualitativamente analoghi, anche se, poi lo vedremo forse meglio più in qua, se io non mi dilungo troppo, ma penso di avere il tempo, no, vorrei lasciarvi il tempo anche di prendere un caffè dopo, anche se, dicevo, in realtà qualitativamente svaligiare un ambasciatore poteva risultare un pochino più difficile che non svaligiare un corriere privato, ma non esagererei troppo al riguardo, anche perché nella casistica che noi abbiamo, se voi vi rivolgete a una vecchia gloria della nostra storiografia e vi riprendete la storia politica e diplomatica del mondo moderno, quella edita da Renouvin, voi trovate densi capitoli che trattano della trasmissione dei documenti, e lì avete modo di rendervi conto che, insomma, portare a destinazione un documento pubblico comportava problemi che non erano poi troppo diversi da quello di portare a destinazione un documento privato, almeno nei secoli di cui si tratterà in queste lezioni, che sono fra il XIV e il XVIII. Ovviamente prima le cose erano diverse, e senza voler esaminare il profondo buco dell'alto medioevo, insomma, alludo evidentemente al cursus publicus romano o a equivalenti che c'erano nei grandi imperi orientali dell'antichità o negli stati usciti ellenistici usciti dalla conquista di Alessandro, dove un concetto di pubblicità era molto forte e dove effettivamente qualche differenza di carattere, come dire, anche sul piano della sicurezza poteva esserci. Per il periodo fra XIV e XVIII secolo le cose erano diverse, nel senso che in fondo il latore di pubbliche missive da un'istituzione a un'altra istituzione in pratica non aveva corridoi esistenzialmente parlando privilegiati, doveva in un modo o nell'altro adattarsi a viaggi, condizioni di viaggio, sistemi, vettori, tappe, eccetera, che erano condivise anche con enti non pubblici, con tutti i rischi del caso. D'altronde, per ragioni sia di sicurezza nella trasmissione, sia di sicurezza nella ricezione, permettersi cioè al riparo non solo sicurezza della trasmissione da possibili furti o smarrimenti, ma anche o deterioramenti, ma anche sicurezza nella ricezione e nell'uso del documento, quindi mettersi al riparo da possibili falsi, fin dall'antichità le potenze dotate di legittima autorità di governo avevano elaborato una serie di sistemi, che voi conoscete del resto, sigilli, eccetera, e una per legittimare l'autenticità del documento, e una categoria specifica e speciale di pubblici e ufficiali corrieri, garantiti da particolari prerogative giuridiche, addirittura sacrali nel mondo precristiano. Quelli che a partire dalla fine del Medioevo si chiameranno gli oratori o più tardi addirittura gli ambasciatori. Come sappiamo, il carattere sacro dei pubblici inviati nell'ambito dei rapporti interstatali è garantito dal diritto romano, dal diritto giustinianeo, che legittima e codifica addirittura esplicitamente del resto
le prerogative degli antichi collegia fezialium, o collegia, come diciamo noi, la nostra pronuncia liceale, collegia fecialum. I collegi dei feciali, verrebbe, torna di nuovo in Manzoni, no? Il quale discute la famosa scena del pranzo presso Don Rodrigo, quando Fra Cristoforo arriva al palazzetto e loro stanno parlando appunto della sacralità degli ambasciatori e mettono in mezzo il tasso, il comportamento di Goffredo Abbuglione nella Gerusalemme liberata, il collegio dei feciali, per discutere se gli ambasciatori siano sempre sacri e inviolabili, anche quando portano, per esempio, notizie sgradevoli, anche quando quello che l'ha inviato non sia di gradimento di chi li riceve. I caratteri di apocrisari di per l'impero bizantino, di nunzi e di legati, sono ben noti. Del resto il termine apocrisario, come sapete, è usato anche nella cancelleria pontificia. Nelle città marinare e nelle loro colonie commerciali oltremarine, in Siria, Palestina e in Africa, fra XII e XIV secolo, erano ordinariamente i consules, cioè gli amministratori o comunque i capi della colonia commerciale, ad assolvere anche gli uffici propriamente diplomatici e di rappresentanza dei loro cittadini presso le autorità musulmane, appunto, della Siria o dell'Africa. Il termine console e consolato, eccetera, nella accezione attuale discende, sia pure non proprio direttamente, proprio da questa funzione dei consules, dei funzionari preposti ordinariamente dal comune, dalla madre patria, dal comune d'origine. Per esempio il console di Pisa, da Acri o a Tiro, era nominato ordinariamente dalle autorità governative cittadine pisane, e gli uffici consolari moderni riprendono il loro nome proprio dalla funzione di questi consules, che avevano funzioni amministrative, funzioni di controllo, non delle proprie funzioni di governo, ma che avevano poi una funzione che non era la loro principale, ma che era quella che spiccava, perché era quella che permetteva loro, per esempio, di adire molto spesso alla presenza del principe musulmano della città nel quale esisteva una colonia pisana o genovese o veneziana, nei primi tempi anche amalfitana, e di rappresentare, anche se a Venezia non si chiamavano consules, si chiamavano baiuli, ma era la stessa cosa, o baili semplicemente, ma era la stessa cosa, e di rappresentare i loro concittadini. Da qui la funzione che poi, almeno a livello nominalistico, è rimasta loro. Più tardi questi uffici, gli uffici di rappresentanza propriamente diplomatica e quindi anche di tramite di missive o di responsive, sarebbero stati svolti da personaggi all'uopo espressamente e formalmente incaricati di ciò dall'autorità esecutiva, come quelli che a Firenze e altrove erano propriamente definiti oratori. Nell'archivio di Stato di Firenze resta al riguardo praticamente intatto e serialmente conservato in modo esemplare, molto consultato ma non del tutto esplorato, e tantomeno quindi pubblicato, ma lo si può leggere con grande facilità, il fondo lo si può consultare con grande facilità, il fondo legazioni e commissarie. Nel caso di alcuni personaggi che hanno svolto la funzione di oratori in modo importante, in modo prestigioso, oppure con caratteri di continuatività, per esempio, non so, nel primo 400 Felice Brancacci, che è noto per essere il committente di Masaccio nella cappella, appunto, Brancacci del Carmine, ma è noto altresì per una famosa ambasceria al sultano del Cairo, che verso il 1420 apre le porte dei porti di Alessandria, anzi le catene si dovrebbe dire, dei porti di Alessandria e di Damietta anche ai fiorentini,
In fondo, facendo ereditare a Firenze, 15 anni dopo, ma 15 anni queste cose non erano molti, specialmente poi visto la velocità dei rapporti e delle comunicazioni del tempo, facendo ereditare a Firenze quelle condizioni, quei privilegi che tradizionalmente erano detenuti nelle città dell'Egitto, dell'Africa e della Siria, e più tardi anche di quello che era ancora l'impero bizantino e poi sarebbe diventato l'impero turco, dalla città di Pisa. Quindi i fiorentini, dopo essersi a lungo travestiti da pisani per poter commerciare, qualcuno di voi avrà letto sicuramente una divertentissima pagina di Giovanni Villani, in cui il Villani, con tendenziosità del tutto fiorentina, racconta che un sultano della costa tunisina, anzi un emiro della Conca, cioè un governatore militare, formalmente dipendente forse da un califfo magrebino, nel Maghreb ogni tanto qualche setta proclamava il suo sheikh califfo, e questo emiro della costa tunisina si trova nelle mani un fiorino d'oro. Chiede che cosa sia, perché la moneta che ha cominciato ad essere battuta a metà del XIII secolo non è tutto sommato troppo nota ancora, e lo chiede naturalmente al console pisano. E il console pisano risponde in un modo molto divertente, anche antropologicamente molto interessante. Dice: sì, questi fiorentini sono i nostri arabi. Il che, tutto sommato, può sembrare strano a un moderno che legge queste cose, ma bisogna tenere presente che nel linguaggio non solo basso medievale, ma i nostri testi di pellegrinaggio, per esempio, lo ricordano molto spesso, la parola arabo nel mondo musulmano africano e vicino orientale qualificava fondamentalmente quelli che non abitavano in città, i nomadi. Quindi la gente del deserto in Egitto e in Siria, la gente delle montagne nel Maghreb, perché le montagne sono a ridosso. E allora l'emiro risponde all'oratore pisano: beh, voi dovete avere degli arabi particolarmente bravi se riescono a fare moneta come questa, eccetera. E Villani naturalmente riporta l'episodio con una marcata valenza antipisana, evidentemente, ma tutto questo mostra bene come avvenisse poi lo scambio di opinioni e di documenti. Anche una moneta è un documento, naturalmente, in un ambito nel quale ancora, appunto, i rapporti formali, i rapporti diplomatici formali non erano fissati e codificati come lo sarebbero stati più successivamente. I fiorentini nel 1420 occupano il posto dei pisani, perché hanno preso Pisa, hanno conquistato Pisa, e inaugurano anche una politica marinara che poi sarà proseguita con ben altro respiro, del resto, dai granduchi Medicei nel secolo successivo. Non insisto su queste cose, perché il libro di Mallet sulle galee fiorentine è molto noto, è molto letto, molto conosciuto anche a Firenze, e anche perché su Felice Brancacci esiste una buona biografia di Leonida Pandemiglio che ne presenta le funzioni diplomatiche. Felice Brancacci si sarebbe sempre poi vantato di questa sua ambasciata al sultano, in fondo è l'episodio alto della sua vita. Successivamente, nel passaggio politico di poteri dalla oligarchia al giro di Casa Medici, non si è comportato in maniera particolarmente brillante, ma questo è un altro discorso. Oppure ancora abbiamo un notevole ambasciatore
un grande personaggio dell'ultimo periodo dell'oligarchia, in fondo il vero avversario cavalleresco di Cosimo il Vecchio de' Medici, Rinaldo degli Albizzi. Le commissioni di Rinaldo degli Albizzi sono state a lungo studiate, sono state pubblicate, e l'attività di questi ambasciatori fiorentini è stata discontinuamente, ma abbastanza profondamente studiata, come si può del resto vedere nelle ricerche di molti studiosi, fra i quali, a parte una lunga lista di studiosi soprattutto statunitensi, da Rubinstein in poi fino a Martinez, Anthony Molo, eccetera, eccetera, ma direi che fra gli italiani sono da citare soprattutto Giorgio Chittolini e Riccardo Fubini, il quale è stato un indagatore molto attento, come lo dimostra il suo libro sulla politica e diplomazia della Fiorentina del 400, proprio un indagatore puntuale dei rapporti sia formali sia propriamente politici fra diplomazia e politica vissuta, diciamo così. E i protagonisti di questi rapporti, appunto, quindi gli ambasciatori ufficialmente dichiarati tali, erano solitamente desunti da due categorie, e questo comincia a essere abbastanza importante per il nostro tema: sono in genere giurisperiti e milites, e vengono spediti in ambasciate successive, di solito a coppia, un giurista e un cavaliere. L'araldo, cioè il rappresentante ufficiale, il capo del cerimoniale, potremmo dire, della Repubblica Fiorentina, il Antonio Filarete, ha redatto un famosissimo libro che poi è stato studiato e pubblicato da Richard Trexler alcuni anni or sono, che è un libro cerimoniale sul far cavalieri e sul nominare ambasciatori, che al riguardo probabilmente potrebbe essere una lettura interessante, al di là degli aspetti puramente formali, cerimoniali, che ai studiosi del ramo possono sembrare anche un tantino noiosi. Al di là di quello, per comprendere come avviene la selezione, anche come avviene l'organizzazione del prestigio politico degli ambasciatori. Dal momento che la Repubblica di Firenze soleva inviare come oratori, fra XIV e XV secolo, coppie appunto composte di un legista e di un cavaliere, l'attività diplomatica finì con intrecciarsi fortemente con una querella, anzi proprio con una querela nel senso latino giuridico del termine, che è famosissima e che scoppia nel tardo medioevo per trascinarsi fino a gran parte del Settecento, che è una delle due grandi querela o querella che accompagna l'età moderna. Una è, come sapete, la querelle des anciens et des modernes, quella a cui Marc Fumaroli ha dedicato un grande libro molto noto, è stato anche recentemente pubblicato in italiano. E l'altra è proprio la querela armorum et legum, che in realtà è il contrasto fra i giuristi e la parola non può non essere messa fra virgolette, dovrei dire i guerrieri, forse lo potrei dire in latino, i bellatores, e comunque quelli che formalmente sono deputati all'esercizio delle armi. Come sappiamo tutti, poi alla fine del Medioevo, che la dignità cavalleresca si accompagnasse all'esercizio delle armi era una forte finzione non solo giuridica ma anche politica. Non insisto su questo perché naturalmente è un tema che è stato molto trattato più di un secolo fa. Gaetano Salvemini pubblicò un libro che resta fondamentale
sulla dignità cavalleresca del comune di Firenze, fra un paio di giorni qui a Prato Jean-Claude Melviguer verrà a parlare proprio del suo libro sul ruolo della guerra in rapporto alla politica, ruolo formale o sostanziale della guerra in rapporto alla politica comunale. E chi ha letto questo libro sa che si riprendono proprio e si portano avanti alcune tematiche salveminiane, non solo, perché poi ci hanno insistito anche altri, tabacco, eccetera, sul ruolo della cavalleria medievale. Nella Firenze 3-400esca questa polemica ebbe larga eco, come si evince da almeno due testi che vanno ricordati: l'epistola di Lapo da Castiglionchio il Vecchio al figlio Bernardo, dove si parla proprio dell'eccellenza della dignità cavalleresca in rapporto al nuovo assetto di un'aristocrazia che non è più o non è più necessariamente d'origine magnatizia, siamo alla fine del 300, e come sapete sul Lapo da Castiglionchio è uscito recentemente un libro di una notevole importanza, oppure ancora il Trattato de Militia di Leonardo Bruni, dove Leonardo Bruni insiste proprio profondamente per i cavalieri, anche se poi lascia aperta la porta anche alla rivincita dei legisti, ma su questo preferisco non approfondire perché sarebbe una divagazione rispetto al nostro tema. Furono tuttavia, come tutti sappiamo, i duchi di Milano e la Repubblica di Venezia a istituire per primi nel corso del 400 dei veri e propri ambasciatori residenti nelle capitali dei vari stati e naturalmente residenti a spese pubbliche. Le relazioni che i vari ambasciatori veneti, per esempio, inviarono al Maggior Consiglio costituiscono ancora oggi una preziosa fonte storica anche per la loro analiticità e per la loro continuità. A sua volta il Senato, quale costeggiava sempre le operazioni del Maggior Consiglio, fissò accuratamente, a partire sempre dal 400, le modalità delle istruzioni agli inviati, la periodicità dei rapporti che essi obbligatoriamente erano tenuti a inviare, la loro cifratura, e sulla cifratura, sulla crittatura dovremo un attimo tornare, i caratteri della relazione finale che essi dovevano inviare prima di decadere dall'ufficio. E a questo punto un problema che di solito non viene esattamente messo a fuoco, ma secondo me è un peccato ed è anche una responsabilità dagli scrittori di testi metodologici al riguardo, i quali parlano di carteggi, è se, in che misura e fino a che punto questi carteggi particolari tra gli ambasciatori e il loro governo vanno inseriti o meno nella categoria di carteggio ufficiale, non necessariamente pubblico, perché non è evidentemente destinato a funzioni pubbliche, ma purtroppo piuttosto a funzioni di altro genere. Tale sistema, il sistema veneziano, fu imitato un po' in tutta Europa, anzi fu preso ad esempio proprio nel 1648 con la pace di Vestfalia, in coincidenza con il definitivo venir meno dell'autorevolezza dei legati pontifici e imperiali. In conseguenza di questo, intanto si libera il campo di tutta una serie di questioni di precedenza, e poi erano uno degli argomenti più dibattuti proprio nei testi controversistici che prendevano posizione a favore dei cavalieri o dei giuristi nelle funzioni diplomatiche. E poi evidentemente il venir meno dell'autorevolezza dei legati pontifici imperiali obbligava molti stati, i quali fino ad allora si erano fatti rappresentare, direi quasi obbligatoriamente, dai legati pontifici imperiali,
gli oratori del Granducato di Toscana ordinariamente non erano ascoltati, non venivano mai ascoltati nell'impero, perché l'impero non riconosceva i titoli granducali di concessione pontificia ai duchi di Firenze e di Siena, ma non venivano mai ascoltati per prassi, per consolidata prassi diplomatica, se non ottenuto il consenso dei legati di quella potenza che era sul piano del diritto feudale la potenza dominante rispetto appunto a loro. Quindi il legato, l'oratore del duca di Firenze e di Siena non parla mai prima di aver ottenuto il consenso del legato imperiale. Nel 1648, anche se il Sacro Romano Impero resta in piedi, queste prerogative cessano e naturalmente ci si avvia, anche in questo campo la pace di Vestfalia è stato un passo importante nella direzione della modernità, e quindi avviene una sorta di parcellizzazione, quasi di frana o di smunzamento di queste tradizioni diplomatiche di cui tutti si appropriano. L'immunità penale per gli ambasciatori, quantomeno rispetto agli atti ufficiali, venne comunque rilegittimata sulla base appunto di un dettato del diritto romano a partire dal XVI secolo, a livello internazionale, che includeva anche le potenze musulmane. Qui si potrebbe aprire una piccola, folgorante, rapidissima parentesi, perché il diritto giustinianeo, fra l'altro, riguarda anche le potenze musulmane. Questo va detto perché oggi sull'argomento vi sono molte idee confuse al riguardo. Come sapete, il sultano Solimano il Magnifico, 1620 o 22, non mi ricordo bene, 1520 o 22, 1566 se non ricordo male, noi lo chiamiamo il Magnifico perché abbiamo desunto il titolo dal nostro Magnifico Lorenzo, ma nel mondo musulmano è conosciuto come Sulayman al-Kanuni, cioè il restauratore del canon, e il canon è il diritto giustinianeo, che diventa la base giuridica dell'impero sultaniale turco. Dopodiché, naturalmente, il primo nemico del sultano di Istanbul, che è lo Shah di Persia, immediatamente più o meno si adegua, anche se per la Persia il diritto romano era un'assoluta novità, mentre chiaramente non lo era per la Turchia, perché i turchi avevano ereditato, se non intatti quasi, le istituzioni anche cancelleresche dell'impero bizantino. Quindi anche questo va detto perché si capisce come si costruisce un diritto internazionale sulla base di un linguaggio che in fondo è comune. Quando Samuel Pufendorf, che è il più grande giurista dell'impero della seconda metà del Seicento, dice che insomma tutto il mondo riconosce il diritto giustinianeo, questo potrebbe sembrare un'iperbole, così, la solita iperbole eurocentrica, no? Mentre invece il discorso di Samuel Pufendorf è in qualche modo legittimato, sia pur indirettamente, da questa serie di vicende giuridiche. I carteggi pubblici, quindi, arriviamo finalmente al punto, Podardi, sono formalmente l'insieme della corrispondenza scambiata a livello ufficiale, appunto, tra due soggetti politici dotati di uno statuto istituzionale preciso. Restrittivamente, e naturalmente come cultore di storia queste definizioni restrittive mi interessano fino a un certo punto, però sono importanti perché quando si cerca qualche cosa bisogna anche definirla con precisione. Non si può parlare di un carteggio pubblico se non si è in presenza della corrispondenza scambiata ufficialmente, ecco perché le relazioni degli ambasciatori veneti sono un'altra cosa, tra due soggetti politici dotati di uno statuto istituzionale preciso e naturalmente di uno statuto istituzionale che in qualche modo si possa confrontare, cioè due poteri politici che siano anche omogenei fra loro, poteri sovrani per esempio. All'interno di essi
carteggi pubblici non vanno o non dovrebbero, non andrebbero di norma incluse tutte quelle missive o responsive implicanti l'uso di quelle tecniche crittografiche, le quali, diffuse ai fini soprattutto, ma non esclusivamente militare, già in area egizia e poi soprattutto greco e romana, penso alle curate descrizioni contenute negli scritti di Enea Tattico oppure di Polibio, si affermarono anche nel Medioevo, con esempi veneziani già duecenteschi, quindi napoletani e avignonesi, nel secolo successivo. Non entro nelle questioni crittografiche, intanto perché c'è qui presente molta gente che se ne intende molto più di me, e poi perché evidentemente per sua natura, in teoria, un documento crittografico non dovrebbe, dicono gli analisti dei carteggi pubblici sotto il piano teorico, non dovrebbe entrare un documento crittato all'interno di un carteggio pubblico. Fu appunto ad Avignon che, grazie al sistema elaborato da Gabriel de la Vinde, che era un funzionario della curia pontificia d'Avignon nel secondo Trecento, si fondò una metodologia destinata a venir seguita nelle sue linee di fondo fino al Settecento. Per quelli che proprio sentissero parlare per la prima volta di questi problemi, non perché non ne ignoravano l'esistenza, che il problema esistesse, è chiaro che lo sapevano, ma perché, insomma, si tratta di uno di quei problemi rispetto ai quali, salvo gli specialisti, non sempre vi sono le idee, troppe idee chiare. Vi rimando a un'amplissima letteratura, se voi prendete quel vecchio libro che nella mia generazione è stato il nostro Vangelo di apprenti historien, cioè l'Histoire et ses méthodes, pubblicato da Charles Samarin per la Bibliothèque de la Pléiade, voi avete un bellissimo saggio, non molto lungo, di Jean Richard, poi diventato un celebre storico delle crociate, eccetera, e dell'Oriente Latino, che parla proprio della crittografia, dove ci sono i fondamenti del caso e un po' di bibliografia di partenza, ma il tema della crittografia è veramente un tema che ha una grandissima bibliografia, certo è una bibliografia per specialisti, sì. In generale purtroppo queste cose non sono oggetto di letteratura divulgativa, è un vero peccato perché è un argomento molto affascinante. Importanti trattati di crittografia, fra l'altro, sono stati composti, come sapete, dall'Alberti, dal Cardano, dal Della Porta, e qui il tema della crittografia entra in una serie di problemi che toccano anche la simbologia, la numerologia, eccetera. Nel 600 gli stati istituirono appositi uffici incaricati della decrittazione, quindi non è una croce dei servizi tedeschi o inglesi della Seconda Guerra Mondiale. Aveva già cominciato a imperversare, per esempio, il Cabinet Noir, tanto curato dal Re Sole, in realtà era un'idea del Cardinale de Richelieu, oppure in Francia, quindi, oppure la Geheime Cabinet Kanzlei del Sacro Romano Impero, alla quale sembra proprio che abbia collaborato come fondatore lo stesso Samuel Pufendorf, e quindi siamo a livelli piuttosto alti anche della vita diplomatica, politica, giuridica, istituzionale e anche filosofica degli stati. I carteggi pubblici, dai quali si dovrebbero tecnicamente forse espungere le carte sotto cifra, però una volta decrittate poi ci si chiede se non debbano rientrare nei carteggi pubblici, appartengono alla serie delle fonti dirette o primarie scritte e, premesso che possono a loro volta contenere documenti non solo in cifra, nella pratica, perché ce li ritroviamo, anche perché non tutti i documenti in cifra vengono immediatamente colti come tali, Molti documenti in cifra non danno assolutamente l'impressione di essere tali, ma danno l'impressione di essere magari documenti nei quali si trattano argomenti in apparenza piuttosto banali o piuttosto particolari, eccetera, e che si rivelano poi essere l'oggetto della cifra. Dipende dal sistema cifrato che si viene
che viene messo in opera. Oppure, altro problema che io non avrò il tempo, forse non ne avrei nemmeno la competenza, comunque non avrò il tempo di trattare, il problema dei documenti falsi. Comunque, al di là di questi due problemi specifici, i carteggi pubblici sono solo in alcuni casi stati oggetto di parziale o di totale pubblicazione per loro natura. Poi ci sono certi casi in cui veramente il problema non è giuridico formale. Evidentemente il concetto di carteggio pubblico richiama l'idea di publicum, e il contrario di pubblico, come sapete, è privato, ma nel diritto comune medievale è anche appunto il contrario di pubblico, può essere il concetto di pubblico, può essere il concetto di comune, e quindi si tratta di stabilire in che senso noi e a che livello noi vogliamo considerare pubblico un carteggio che il giurista medievale non avrebbe esitato a non qualificare come pubblico, perché non aveva quegli elementi giuridici che gli permettevano di essere definito tale. Evidentemente a livello storico il problema si pone in termini diversi. Ad esempio, sapete tutti che è stato splendidamente pubblicato il carteggio Le lettere di Lorenzo il Magnifico. Si tratta di lettere che sul piano formale non hanno assolutamente alcun rilievo pubblico, sul piano formale, perché non sono emanati da una pubblica autorità. Il Magnifico Lorenzo in vita sua ha avuto pochissime volte qualche carica secondaria all'interno del governo della città, formalmente. In pratica tutti sapevano, a cominciare da lui, chi governava la città, e anche con un polso molto fermo, qualche volta fin troppo fermo. E allora a questo punto naturalmente lo studioso della vita pubblica del comune di Firenze nella seconda metà del 400 cadrebbe in un clamoroso caso di ridicolo se espungesse le lettere di Lorenzo il Magnifico dalla sua considerazione delle vicende pubbliche della città di Firenze. E d'altra parte però, a un livello formale, può interessare anche la pratica degli archivi e delle pubblicazioni nei testi, a un livello formale evidentemente l'epistolario di Lorenzo il Magnifico non può, è una collezione venerabile quanto volete, ma che non si può formalmente definire pubblica, anche se ha caratteri pubblici molto pronunziati dal punto di vista politico e dal punto di vista storico sostanziale. Ciò vuol dire che il ricercatore nella pratica non potrà mai, nel corso concreto della sua ricerca, attenersi a definizioni di tipo formale, quindi fidarsi delle definizioni formali. Le definizioni formali vanno benissimo, ma sono istruzioni per l'uso che bisogna sapere interpretare, ma dovrà costantemente porsi dinanzi alla complessità delle funzioni e dei contesti della documentazione che gli sta dinanzi. Un carteggio pubblico di solito, anche se in molte sedi, anche molte sedi d'archivio, esistono effettivamente dei carteggi particolari, carteggi limitati nel tempo, ad esempio, carteggi fra un ente pubblico e un altro ente pubblico, ma di solito nella realtà della conservazione del documento il carteggio non si trova già, come dire, già ordinato, già predisposto in re materiali. Di solito va ricostituito nella sua unità, dal momento che sul piano propriamente euristico lo studioso si trova di solito dinanzi a fondi e a collezioni ordinate con un criterio diverso. Per esempio il medievista si trova di solito di fronte a registri o a cartolari, e questi registri o cartolari sono poi a sua volta, se interesse dello studioso è ricostruire un carteggio,
Una base evidentemente importante ma unilaterale sono le lettere spedite da una certa autorità, sono le lettere ricevute da quella stessa autorità ed evidentemente di solito conservate in copia, anche se poi ci possono essere o non essere anche gli originali. Quindi si tratta di collezioni di copie di epistole missive o di epistole responsive che, per andare a costituire un carteggio, debbono essere, per così dire, incastrate con le missive e le responsive del suo complementare. E questo evidentemente è un lavoro che si può ricostruire, si può anche in qualche caso dare alle stampe, ma che difficilmente, in qualche caso sì, in qualche caso c'è naturalmente, difficilmente può essere ricomposto in una sola sede archivistica. Anche il problema degli originali, archivistica o bibliotecaria, anche il problema degli originali, che possono essere, come sapete, anche più d'uno, data la frequenza con la quale uno stesso documento, anche un documento pubblico, anche un documento ufficiale, si affidava a più latori per aggirare i rischi dell'intercettazione, della scomparsa, del trafugamento, dello smarrimento, dell'accidentale distruzione, quindi anche il documento pubblico andrà affrontato componendolo con quello delle copie autentiche, che hanno uno speciale valore sia dal punto di vista diplomatico sia da quello diplomatistico. In molti casi i carteggi possono essere costruiti e o ricostituiti partendo da speciali e peraltro ben noti repertori a stampa. E a questo punto mi pare che in questa sede sia inutile citare, ne cito qualcuno proprio per dare l'idea di quello dei repertori a cui intendo rimandare, ma va da sé che tutti li conoscono. So, i Regesten der Kaiser und Päpste del SIC del 1919, oppure i Regesta Pontificum Romanorum de Jaffé del Potast, ristampati nel 1957, i Regesta Pontificum Romanorum editi dal Kehr nella celebre Italia Pontificia e così via. Questo per i documenti pontifici. Non farò l'elenco perché sarebbe pleonastico e inutile. I documenti dei sacri romani imperatori, che sono anche re di Germania e d'Italia, furono raccolti a partire dal 1831, a partire dalla grande opera nota come Regesta Imperii. È un momento particolare. La Germania è divisa tra la tendenza, se volete, Kosteutsch, che vede ancora nell'ex sacro romano imperatore, ormai derubricato per volontà di Napoleone a imperatore federale d'Austria, e che non ha mai, molto intelligentemente bisogna dire, rivendicato il titolo di sacro romano imperatore. Il congresso di Vienna gliel'avrebbe anche consentito, ma l'imperatore Francesco capisce che c'è un forte rischio di cadere nel ridicolo e a quel punto si tiene il titolo di imperatore d'Austria, se non che per il resto della Germania, costituita ancora di stati territoriali, laici o ecclesiastici, di libere città dell'impero, eccetera, il referente, se non giuridico, perlomeno a livello del prestigio, a livello della dignità, a livello della tradizione, continua a essere l'imperatore d'Austria, che in realtà resta a lungo il presidente della Lega Germanica. Nel frattempo, chiaramente, però, c'è almeno un sovrano di uno Stato tedesco, il re di Prussia, che ha aspira a contendere all'imperatore d'Austria il ruolo di primo all'interno della gerarchia del prestigio fra i governanti tedeschi. E la polemica, sia pure sott'acqua, monta, raggiunge anche livelli di carattere culturale, accademico, importante, e si trasferisce anche, il che per i ricercatori è una fortuna, si trasferisce anche nel campo della ricerca scientifica, della pubblicazione di documenti, eccetera, e nascono appunto a partire dal 1831 i Regesta Imperii.
in sedi diverse, molto meno dibattute, molto più tranquille, vanno ricordati i documenti pubblici inglesi che a un certo punto vengono pubblicati a partire dall'Ottocento, mi ricordo la data d'avvio, ma questo non è importante, la ritrovate anche online ormai, vengono pubblicati dal Public Record Office, i documenti francesi che vengono editi nella serie Charte et Diplôme dell'Académie des Inscriptions et Belles Lettres e via dicendo. Il caso spagnolo è molto particolare, fra l'altro un regno di Spagna formalmente non si è mai costituito prima della vittoria della dinastia borbonica su quella degli Asburgo in seguito alla guerra e successione alla fine del regno del Re Sole in Francia, i regni, le cancellerie d'Aragona, di Castiglia, di Navarra, eccetera, sono sempre state rigorosamente divise l'una dall'altra e quindi è solo nel corso dell'Ottocento che una quantità di soggetti ha cominciato a pubblicare tutta una serie di documenti e praticamente le Cortes hanno potuto unificare il sistema soltanto dai primi del Novecento, poi c'è stata la guerra civile, eccetera. Quindi il caso spagnolo è molto particolare. L'enumerazione di collezioni del genere quindi sarebbe lunghissima, sarebbe anche inutile, ma alcune di esse vanno ricordate per la loro particolare rilevanza in questa sede. Per esempio, l'Historia diplomatica Federici II dello William Breholle è tale per la sua mole, per il suo carattere, insomma, tutt'altro che irreprensibile filologicamente, come sapete, ma insomma, questo è anche ovvio, ma è tale che per tutta la prima metà del 200 noi non possiamo astrarvi per la ricostituzione di tutta una serie di carteggi che almeno virtualmente esistono, anche se non sono pubblicati, eccetera, ma esistono nel senso che le rispettive carte che li compongono sono evidentemente individuabili nei diversi archivi, e si può dire che l'Historia diplomatica Federici II abbraccia tutto il Mediterraneo e tutto un ambito che va praticamente dalla Danimarca fino alla Sicilia e dalla Borgogna grosso modo fino all'Austria, Croazia, e naturalmente con i referenti che sono tutte le potenze del tempo. Quindi a partire dall'Historia diplomatica Federici II noi potremmo ricostituire virtualmente una quantità, anche se mutili in più parti, una quantità di pubblici carteggi. Ancora andrebbero ricordati con speciale evidenza i vari codici diplomatici, alcuni dei quali, quello genovese o quello barese, sono di particolare imponenza. Naturalmente non sempre i documenti editi o registrati in queste collezioni sono strettamente definibili come epistole. Ancora una volta il problema può essere importante dal punto di vista formale, può essere meno importante entro certi limiti per lo storico. E se ne sono resi conto nel corso della seconda metà del secolo XIX i curatori della grande collezione dei monumenti a Germania storica, i quali contemplano all'interno delle cinque sezioni in cui i monumenti sono articolati una sezione intera dedicata alle epistole, che può essere particolarmente importante come base per la costruzione appunto di altri carteggi pubblici. Numerosi naturalmente anche i casi di veri e propri epistolari, nei quali al solito non sempre si diceva, a proposito del magnifico Lorenzo, però ci sono casi di epistolari di personaggi che invece avrebbero una funzione pubblica formalizzata e quindi i loro epistolari sono prima del XVIII secolo, quando questa materia veramente
si modifica fortemente, sono particolarmente importanti, ma al loro interno non è facile distinguere quello che è pubblico e quello che è privato, o ancora quello che è ufficiale e quello che è ufficioso, addirittura segreto. Per esempio, c'è, a parte il quasi mitico epistolario di Papa Gelasio I, su cui ci sono tanti e tali problemi di carattere filologico, di autenticità della trasmissione, eccetera, che rendono difficile perfino parlarne, ma c'è un esempio celebre, splendido, l'epistolario di Gregorio I, di San Gregorio Magno, che è stato estremamente utilizzato a più riprese per molti studi. È una delle fonti fondamentali, come sapete, per la storia in generale del VI secolo italiano ed europeo. È una delle fonti principali, per esempio, per la ricostruzione della fondazione dell'Ordine Benedettino, per la ricostruzione di temi come l'evangelizzazione delle isole britanniche e via discorrendo. E il rapporto evidentemente con i Longobardi, questo epistolario di Gregorio I, non meno dei variarum libri redatti prima di Gregorio da Cassiodoro come cancelliere di Teodorico, sono evidentemente basi per carteggi pubblici. Li potremmo definire anche per molti aspetti carteggi pubblici essa stessi. Naturalmente sono carteggi utili nella misura in cui, per definire un carteggio, occorre evidentemente un elemento di reciprocità fra mittente e destinatario e un'intercambiabilità di funzioni che in questo caso non sussiste. Naturalmente da quando, durante il XII secolo, le cancellerie pontificia e imperiale andarono organizzando con un criterio di emulazione reciproca, praticamente modellandosi a vicenda l'una sull'altra, la ricerca che potrebbe condurre alla costruzione, alla ricostituzione di carteggi pubblici, diviene evidentemente più facile e i carteggi divengono più proficuamente ricostruibili, come nel caso che abbiamo esaminato. Non abbiamo esaminato nulla, abbiamo ricordato di Federico II stesso, o ancora il caso molto dibattuto proprio anche nel senso dei criteri di pubblicità o non pubblicità, il caso del carteggio del cancelliere Pier della Vigna, oppure ancora di alcuni famosi documenti che rientrano evidentemente in carteggi che possono essere definiti a tutti gli effetti carteggi pubblici. Ad esempio, noi abbiamo una famosa epistola, ho parlato poco fa dell'epistola di Lapo di Castiglion, che è il vecchio, e della risposta di suo figlio Bernardo, non perché fossero argomenti di pubblico epistolario, ma perché sono stati il soggetto di una pubblicazione recentissima. Un altro caso di epistola molto importante da questo punto di vista, facente parte evidentemente di un carteggio pubblico largamente conosciuto e importante proprio per lo stato dei rapporti tra la massima autorità fons iuris del tempo, che è l'imperatore, in questo caso l'imperatore Federico II, e un comune, quindi una realtà non solo subordinata all'imperatore, almeno in linea di principio, anche se questo comune aveva già un ruolo particolare perché aveva già rapporti di tipo feudale anche con la Santa Sede, ma come tutti i comuni che in qualche modo risentivano del problema dell'eredità matildina, ma un'autorità comunale nella quale già si sta facendo strada quel tema che poi alla fine del 200 sarà ripreso con l'energia che sappiamo dai giuristi del re di Francia, di Filippo il Bello,
rex imperatorem non reconoscit et imperatorest rex in territorio suo o in territorio eius, secondo altre versioni, questo complica le cose, oppure che a Firenze sarà proclamato, non bisognerà aspettare Coluccio Salutati per una proclamazione di non riconoscimento del superiorem gerarchico feudale, con chiarezza, anche se è una chiarezza che poi nella pratica veniva dimenticata o messa da parte o mai formalmente abbracciata dal comune, almeno dal comune di Firenze. E qui invece siamo nell'ambito della prima metà del 200, l'epistola in questione è l'epistola formalmente redatta per conto del comune di Bologna, anzi a nome del comune di Bologna, da un grande giurista che è Rolandino de Passeggeri, in risposta all'ingiunzione di Federico II di liberare immediatamente, con risarcimenti e molte scuse, il figlio Enzo, che è stato fatto prigioniero a Fossalta. Si tratta di una lettera importantissima sia per le questioni giuridiche che pone, il rapporto fra l'Imperium e il Regnum Italia, la legittimità dell'unio regna d'Imperium e tutta la polemica e tutta la problematica che c'era ancora in piedi tra Papa e Imperatore al riguardo. Il rapporto è abbastanza paradossale fra due contendenti che in qualche modo, sia pure in una certa misura asimmetrico, sono entrambi vassalli dello stesso Dominus Eminente, perché il comune di Bologna, per una serie di atti, per la verità, ancora piuttosto mantenuti nell'ambiguità, da una parte, e l'imperatore Federico II, non evidentemente come imperatore, anche se su questo Bonifacio VIII non c'era ancora stato, ma Innocenzo III e Gregorio IX sì, e forse Gregorio VII prima di loro, anche se sul problema del rapporto fra Papa e Imperatore, insomma, ombre venerano, però l'imperatore Federico II restava comunque formalmente vassallo del pontefice, e lì non ha mai potuto declinare, rifiutare il suo stato vassallatico, al contrario, l'ha sempre rivendicato, sostenendo di essere sempre rimasto fedele ai suoi doveri, in quanto re di Sicilia e quindi erede della monarchia normanna, e come tale, no? Episodi successivi alla battaglia di Civita, e vassalla della Santa Sede. Rolandino de Passeggeri solleva il problema di questa pluralità di rapporti che gravano sulla stessa persona, anche se, diciamo così, in regime di unione personale, l'imperatore non è certo vassallo del Papa in quanto tale, ma la personalità, la persona di Federico II è investita da un rapporto di vassallaggio col Papa, nella misura in cui è legittimamente re di Sicilia, e nessuno gli nega la legittimità come re di Sicilia, ma il problema è il rapporto tra Federico, il figlio Enzo, il Regno d'Italia e il Comune di Bologna. Evidentemente si tratta dell'esempio di una lettera di particolare importanza, direi un caso da manuale, un caso da antologia in tutte le pubblicazioni di storia del diritto, di storia delle relazioni internazionali, di storia evidentemente del concetto di impero o del rapporto giuridico e istituzionale fra l'impero e i comuni italiani. La lettera di Rolandino de Passeggeri è sempre presente, sempre molto citata. Si tratta di un caso particolare all'interno, evidentemente, di quello che
si può considerare un carteggio pubblico, anche se non è inserita in nessuna pubblicazione che in questo modo si riferisce, ma nell'istoria diplomatica di Federici II di Urlea-Brevoglia, evidentemente questo riferimento al caso di Enzo dopo Fossalta e alla lettera del Comune di Bologna è presente. Se tuttavia in casi particolari, non so, come quelli dell'epistolario di Lupo di Ferrier, di quello di Ivo di Chartres, mi limito ai casi che conosco un po' meglio o sui quali sono un po' meno incompetente in quanto medievista, poi nell'età moderna ve ne sono molti di più, casi come quello di Pier della Vigna stesso, o più tardi ancora del Petrarca, o più tardi dello stesso Lorenzo il Magnifico, evidentemente i carteggi privati hanno sul carteggio pubblico almeno per un certo tipo di storico il vantaggio di poter avviare con tutte le cautele del caso, che sono molte, e su questo insomma gli studiosi non sono affatto d'accordo, insomma cito tutta una polemica in cui sono entrati personaggi come Paul Zumthor da una parte o Georges Duby dall'altra. In questi carteggi privati, parlo del mondo medievale, non parlo del mondo post-quattrocentesco che pone evidentemente altri problemi. Ci si chiede quanto sia possibile studiare il riflesso, sia pure non immediato, di certi sentimenti, di certi stati d'animo, anche in lettere che apparentemente sono tutte uno sfogo sincerissimo, come quelle precocissime che Stefano Conte di Blois scriveva alla moglie al tempo della prima crociata, anche se poi ci sono arrivate attraverso un'elaboratissima tradizione, anche manoscritta, eccetera, per cui c'è sempre da dubitare di molto della loro autenticità. Comunque è evidente che c'è tutto questo aspetto per cui il carteggio privato sarà prezioso, il carteggio pubblico è evidentemente per sua natura assolutamente inutilizzabile, un tipo di indagine che non si può condurre. E questo fatto potrebbe sembrare intuitivo, se non che invece gli studiosi dello specifico insistono spesso a onor del vero, non tanto per proporre l'utilizzazione di carteggi pubblici a questo fine come documenti sui quali poter studiare anche in qualche modo i riflessi più intimi e particolari dei mittenti di certe missive, quanto per mettere invece in dubbio la possibilità che tale tipo di studio, almeno ripeto per il Medioevo, forse anche per parte della storia moderna, ma su questo non sono competente nemmeno a dare un giudizio di avvio, che tale tipo di studio, dicevo, possa essere legittimo per il carteggio privato. E probabilmente per i carteggi privati, almeno direi pre-trecenteschi, non lo è. Probabilmente cambia qualche cosa nel corso proprio del XIV secolo. Quindi il lavoro di incrocio e di verifica incrociata dei documenti epistolari, al fine di appurare le più varie questioni di storia politica, istituzionale o diplomatica, danno di fatto luogo alla ricostruzione di veri e propri carteggi pubblici serialmente molto estesi, in qualche caso addirittura si può dire completi. Faccio alcuni esempi, sempre evidentemente desunti dal mondo medievale, il caso per esempio di Paolo Lamma, che redigendo il suo famoso lavoro su Comneni e Stauffer, in realtà finisce con l'investire, l'enumerare e anche il ripercorrere tutte le fonti pubbliche disponibili al riguardo, che non sono molte, intendiamoci. Oppure ancora il lavoro che mi sembra anch'esso esemplare, proprio da questo, non tanto per la qualità specifica del lavoro che è alta, quanto proprio per l'interesse ai fini del discorso, di questo discorso di oggi, il lavoro di Giovanni De Vergottini sullo studio di Bologna, l'impero e il papato, in cui il problema dello scambio di epistole tra questi tre soggetti
è accuratamente e direi serialmente ricostituito. Al solito siamo in un ambito XII-XIII secolo in cui le carte sono relativamente scarse, perché poi riescono a riempire tranquillamente la vita di molte decine di studiosi, ma questo è un altro problema. O ancora direi, trascorrendo a un altro esempio e prendendo un esempio forse un po' meno illustre, direi, criticamente un po' meno interessante, anche se posso permettermi un giudizio, dei casi di Ramma o di De Vergottini, direi che ad esempio se voi prendete il lavoro di Salvatore Carbone sulle note introduttive e dispacci al Senato dei rappresentanti diplomatici veneti, voi avete lì una quantità di suggerimenti proprio di carattere archivistico e di carattere propriamente bibliografico su carteggi pubblici e sulla possibilità anche della ricostituzione di carteggi che non conosciamo, che non abbiamo serialmente disponibili. Segnalo al riguardo, visto che si parla di Venezia, proprio una cosa recentissima: l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti ha recentemente pubblicato tutta una serie dei registri del Senato di Venezia, che a questo riguardo possono essere interessanti e importanti. Per le relazioni pubbliche delle varie potenze euro-occidentali latine con l'impero bizantino, ho citato en passant il caso di Lamma, il problema delle fonti è naturalmente in parte semplificato dalla praticamente totale pubblicazione di quelle pubbliche a noi note, ma complicato dalla loro meno facile reperibilità, almeno in Italia, con due eccezioni importanti e molte eccezioni minori. Quelle importanti sono naturalmente la Biblioteca Vaticana e le biblioteche di Venezia. Tuttavia si può ricorrere per una documentazione d'avvio a livello euristico al recente Oxford Dictionary Byzantium a cura del Kasdan, oppure alle molte prosopographies in inglese o prosopography in francese, e infine al Byzantinische Zeitschrift Bibliographie, che è disponibile anche in CD-ROM, che è del 2001 e che sul piano proprio della ricostruzione dei carteggi pubblici ha una serie di informazioni molto importanti. Avrei ancora qualche osservazione specificamente sui casi, diciamo, dei rapporti col mondo islamico, ma non so se posso rubare, sarò telegrafico. Stesso discorso, o discorso analogo, si può fare per le fonti arabe, persiane, egiziane, maghrebine e turche, intendiamoci, non nei rapporti fra loro, ma nei rapporti con il nostro mondo, con il mondo euro-occidentale. Qui bisogna dire che la situazione in Fieri sta migliorando rapidissimamente, si stanno veramente impiegando e impegnando autentici capitali per riprendere, non dico il tempo perduto, ma per organizzare l'assetto di un lavoro che fino ad oggi